Oh, Mia, sono così contenta che sei venuta. Beh, abbiamo un sacco di tempo per giocare, sia oggi che domani. Sei contenta? Sì, sono molto, molto contenta. Oh, Mia, ciao! Bentornata allora. Da un po' che non venivi a casa nostra. Siamo molto contenti di averti qui. Grazie, signora Vogel. Dai, dai, Mia, forza, forza, andiamo su a giocare. Voglio giocare a Minecraft. I Lego, i Lego, i Lego. Ah, va bene. Arrivederci, signora Vogel. Andate pure tranquilli, a dopo. Dai, Mia! Forza! Allora ti va di giocare a Lego Minecraft? Certo che ti va, perché te l'ho chiesto io e giochiamo, no? Certo, Julian, come al solito. Comunque sei fortunato, mi va bene. Evviva! Woohoo! Forza, andiamo di sopra. Ehi, Emma, ciao! Ehi, giocate con me alle bambole? Ciao Emma, ti ricordi di me? Sono Mia? Ah, ciao. Ma dov'è Anna? Non lo so dov'è Anna. Certo che possiamo giocare con te con le bambole. No, 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 Mia, mi avevi promesso Lego Minecraft. Voglio giocare a Lego Minecraft. No, no, niente bambole, Emma, arrangiati da sola. E Anna non c'è, non so dove sia, non torna. Ma dai, Julian, un attimino, 10 minuti, giochiamo con tua sorella, non succede niente, possiamo giocare dopo ai Lego. No! Ho detto che giochiamo adesso ai Lego Minecraft, insomma, non mi può sempre rovinare i piani. Ma non sono piani rovinati. No, ma dov'è Anna? Gioco sempre con lei alle bambole, no? Ma Julian, dov'è? Dov'è? Non torna. Non ti preoccupare, Mina, gioco io con te alle bambole, non c'è problema. Dai, ci divertiamo insieme. No, ma dai, ma perché, Mina? Mina, per favore. Julian, fai a modo, solo 10 minuti. Ah, Santalo. E va bene. Allora, eccolo qua, come si chiama questo simpatico bambolotto? Io sto solo a guardare, non partecipo, ve lo dico. Ehi, ma allora come si chiama questo peluscino? No, non posso sopportare questi giochi da femmine. No, assolutamente no. No, io non ci voglio giocare con te, gioco sempre con Anna, Anna è la migliore. No, non dargli nessun nome, hai capito? Non è tuo, è mio, di mia sorella. Emma, stai tranquilla, non è successo niente. Volevo solo giocare con te un pochino, visto che chiedevi. No! Il pupuzzo è mio! Emma, tranquillizzati. Non ho fatto nulla, non capisco come mai tu sia così. Bene, avete finito? Perfetto! Lego Minecraft ci aspettano! Woohoo! Ah, non capisco. Cosa succede qui? Ma insomma. Succede che io voglio mia sorella Anna! Anna gioca con me, io gioco sempre con lei, tu non puoi! Ah, va bene, ma come vuoi, non ti preoccupare. Mi dispiace, è sempre stata così carina. Uffa, io voglio Anna, non voglio nessun'altra! Boh, lascia perdere mia sorella ogni tanto, impazzisce. Beh, comunque ora andiamo a giocare, dai, 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 dai. Però. E non ti avvicinare, altrimenti io sparo col mio cannone, ok? Oddio mio, Emma! È un cannone finto, non puoi sparare. Due, perché sei così rognosa oggi? Ehi, 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 succede qualcosa? Oh, mamma, grazie per essere arrivata, grazie mille. Voglio giocare a Lego Minecraft, ma c'è tua figlia minore che vuole giocare ai pupazzi. Mi ha provato a giocare con lei, ma Emma è impazzita perché vuole Anna. Questo è il resoconto. Aiutami, aiutami. Va bene, va bene, va bene. Non perdiamo la calma, ok? Spiegaglielo per favore. Emma, stai tranquilla. Allora, Anna non tornerà stasera, ok? È fuori con un'amica, quindi Mia, puoi dormire nel letto di Anna e Julian dormirà nel suo letto. Cosa? No, lei non può dormire nel letto di Anna. No, è solo di Anna. Anna non se ne deve contenta. Emma, smettila subito. Sì, certo, io vado a dormire nel mio letto. Forza, potete mettervi a letto tranquillamente, ok? Dormite bene, mi raccomando. No, lei non può dormire nel letto di mia sorella. Anna
Anna non vorrebbe mai questa cosa, io devo difenderla. Ma non esiste, ma chi è poi questa Mia? Mia, volevo solo darti la buonanotte, ok? Magari possiamo giocare a Lego Minecraft domani dopo colazione, che dici? Sì, sì, va bene, buonanotte Julian, a domani. Buonanotte. Non capisco come mai Emma mi abbia trattato così oggi. È sempre stata così carina con me. Non capisco proprio cosa le ho fatto. Ma forse devo dormirci sopra. Non posso permettere che dorma nel letto di Anna così. No, non posso. Devo subito andare a fare qualcosa. Ehi, Zoe! Mia! Non puoi dormire nel letto di Emma. Cioè, nel letto di Anna. Come? Vieni giù, non puoi dormire lì. Ah, Emma, forse non hai capito una cosa. Anna è a dormire dalla sua amica Pia, ok? Io sono qui perché sono stata invitata da Julian, sono un'amica di Julian. Non avrei dormito nel letto di Anna, certo. Ma Anna è fuori, capisci? Ah, Anna è fuori con Pia? Ma perché è stata fuori senza di me? Perché è andata a dormire da una sua amica, lo facciamo quando abbiamo la nostra età. Ah, ho capito. Vabbè, allora vieni Mia, andiamo a svegliare Julian. Facciamo subito un pigiama party! Va bene. Julian, svegliati, stiamo venendo su, Julian! Cosa c'è ancora, Emma? Lasciami dormire! No, 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 pigiama party! Vieni Mia, senti com'è morbido il suo letto, il suo materasso è il più morbido di tutti, io lo adoro! E stanotte dormiremo tutti e tre qui! Cosa? No, non ci pensare neanche, ma forza, torna nel tuo letto. No, 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 pigiama party, pigiama party sia. Va bene, salgo, eh. Sì, vieni, Mia, vieni. Vieni a sentire. Come si sta comodi, Julian, fatti un po' più in là, dai. Arrivo. Ecco, tutti insieme, come se avessi un letto matrimoniale. Oh, Julian, fatti un po' pia! Oh, mi sto spezzando già il braccio, Emma! Emma, guai a te se fai le puzzette, ok? Se le fai ti butto giù dal letto, hai capito bene? Niente puzzette almeno!